pomeriggio ad alta tensione alla Irisbus, l'arrivo dei segretari nazionali di categoria ha generato diverse contestazioni. I lavoratori non li hanno certo mandati a dire per terzi. Panicali, Vitali, Danolfo, Masini e la regionale Lucci si sono confrontati con un clima di civile nervosismo. Faremo come sempre la nostra parte. Qui c'è una minoranza di lavoratori che non rappresenta l'azienda. Bisogna capire cosa sta succedendo. Nel frattempo noi chiederemo ai nostri iscritti di parlare e di trovare una soluzione. Sono bugie, sono bugie. Arriva poco dopo la nota congiunta della CISL, l'avvertenza Irisbus ha come grande assente la presidenza del Consiglio dei Ministri, che non prendendo in considerazione l'apertura di un tavolo sul piano trasporti ha dimostrato l'assenza di una reale volontà di rilancio dell'azienda. Lo dichiarano Lina Lucci, segretario generale CISL Campania, e Bruno Vitali, segretario nazionale FIM CISL. Attività produttiva e posti di lavoro non si toccano, continuano i segretari. Da questo assunto la CISL non si schioda e chiede di ripartire. E per verificare quali siano le scelte migliori per farlo e affrontare tutti i nodi da sciogliere, dopo domani 28 settembre incontreremo tutti i nostri iscritti. Nel giorno in cui il Consiglio di Fabbrica ha criticato duramente i sindacati nazionali, i vertici della CISL così replicano. Tocca registrare però che una sparuta minoranza interna alla Irisbus, seppur in buona fede, ha impedito il più elementare esercizio di democrazia. È questo sicuramente il frutto di un clima esasperato, concludono Lucci e Vitali, ma tuttavia in questa maniera si finisce per favorire la chiusura dello stabilimento, obiettivo a cui pare qualcuno intenda subdolamente puntare. Replicano nell'immediato gli operai: non eravamo una sparuta minoranza, buona parte dei lavoratori hanno mostrato oggi più che mai unione e coerenza nelle decisioni ma anche negli atteggiamenti. Più sereni sembrano invece gli umori intorno a Masini. Segretario, allora quali sono le risposte per questi lavoratori dopo la decisione di oggi? Le risposte sono, coincidono, quelle sono emerse dall'assemblea. Era bene fare l'assemblea anche la partecipazione dei nazionali, però vabbè, data così, nella sostanza noi diremo al governo e quella proposta fatta dal ministro Romani, che è la stessa dell'altra volta, non va bene, continua a non andare bene, e che deve convocarci Palazzo Chigi per affrontare la questione del piano nazionale dei trasporti. Contestazioni però per il sindacato? Contestazioni ci sono frutto dell'esasperazione i lavoratori hanno in questo momento per una vertenza che è lunga, difficile, i cui sbocchi non si vedono. Probabilmente sono frutto anche di, spero, di fraintendimenti che fra lavoratori ci sono rispetto alla posizione del sindacato nazionale. Ma all'uscita dei primi impiegati dallo stabilimento si sollevano nuovamente cori e fischi di protesta. L'attenzione è poi tutta puntata su uno degli uomini simbolo del Lingotto, per Ciavalle, dietro ai cancelli dello stabilimento, e si confronta con alcuni dipendenti. Nelle sedi istituzionali e sindacali si deve trovare il modo di di uscire da questa situazione partendo dalla situazione di realtà. Ma lei continua a venire qui al lavoro? Io non sono di qui, io sono. Come mai è qui oggi? Io sono il direttore delle relazioni industriali di Iveco. Ok, ma dico, come mai è qui oggi? Perché stiamo cercando di lavorare per seguire questa questione. Io volevo dire solo una cosa, però non dovete prendervela con le persone. Questo per favore siamo in democrazia, non ce la prendiamo, cioè, non stiamo dicendo niente. In democrazia non devono essere ammessi. Poi la risposta che vogliamo sapere da voi, per quella gente là davanti, là sopra, che ognuno fa? Ognuno ha la sua idea. Che fa? Ognuno ha la sua idea. Lavora. Con uno stabilimento chiuso lavorano, che lavora, fanno? Lavora. Che fanno? Lavora. Che lavoro non fa? Non lavoravano quando stavamo aperti, ci hanno fatto chiudere. Queste sono adesso le perdite che tenevano lo stabilimento. Bravo! Bravo! Bravo!
quella è gente che lavorava contro di voi. Questo modo. È gente che lavorava contro di voi. Quelle erano le perdite che voi avevate, che andavano girando con le carte in mano. Quelle erano le perdite. Questo no. Come no? Abbia rispetto del lavoro anche il tempo e del delle persone. Anche grazie a voi. Questa anche è la grazie al vostro gruppo sta finendo. Loro stanno facendo il loro lavoro, voi fate la vostra protesta civilmente, senza prendersela con le persone. Grazie. Grazie. Perciò va, ma... No, solo se mi dice... No, ma la Fiat con chi se la sta prendendo? Non se la sta prendendo con le persone? La Fiat non se la prende con le persone? Per le licenze, no? Autorizza. Solo di trovare una soluzione ad un problema concreto. È una soluzione. Arrivederci. Questo è uno che è andato a chiudere lo stabilimento. Questi sono i dirigenti della Fiat.